Come promesso su Instagram, ecco la torta alla ricotta, panna e cioccolato, una bomba. Come prima cosa apro le 4 uova nella mia solita ciotolona. Dopodiché aggiungo lo zucchero e sbatto con la frusta elettrica per almeno 5 minuti, finché il composto non raddoppia il volume e risulta chiaro spumoso come questo. Setaccio le farine insieme al cacao e al lievito e le risetaccio all'interno del composto. Mescolo dal basso verso l'alto per amalgamare gli ingredienti senza smontare il composto di uova. Ho foderato precedentemente la teglia del forno con la carta forno e ci verso sopra il composto livellandolo bene. In forno a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Dopodiché cerco di togliere la carta forno molto delicatamente dalla torta e con gli stampi, io ho usato un cerchio apribile, formo le due basi per la torta. Preparo la crema. In una pentola verso i tuorli, lo zucchero e la vaniglia e mescolo bene. Aggiungo anche il latte. Porto sul fuoco fino a che il composto non sobbolle. A questo punto unisco l'agar agar dopo aver spento il fuoco. E la cioccolata fondente che avevo precedentemente spezzettato. Preparo la bagna. Caffè, acqua, zucchero. Porto sul fuoco, lascio bollire qualche minuto e sarà pronta. Andiamo avanti con la crema, quindi sbatto la ricotta con la crema di cioccolato già pronta. Manca la panna che monto con le fruste, sempre a neve ben ferma. Unisco la panna al resto della crema cercando di non smontarla, quindi mescolando sempre dal basso verso l'alto molto delicatamente. Pronta. È il momento di comporre il dolce, quindi metto la base sul mio piatto da portata e la bagno col caffè. Unisco la crema. Assaggio. E metto anche la seconda parte della torta. Bagno anche questa con la bagna al caffè. Premo bene perché si compatti bene il dolce e decoro. Io avevo tenuto da parte un po' di panna montata e un po' di crema e creo con questa e la sac à poche dei bellissimi ciuffetti. Velocizziamo, se no non finisce più.
Ed ecco la torta finita. Va tenuta in frigo per alcune ore e servita a temperatura ambiente. Secondo me è meglio a temperatura ambiente che fredda. Come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciarmi un like se questa torta vi è piaciuta. Io vi assicuro che è assolutamente deliziosa. Trovate la ricetta per iscritta passo passo con tutti gli ingredienti sul mio blog www.menomalesongolosa.com. Un bacione e alla prossima!